Da domani, 1 settembre, saranno in vigore le nuove norme legate al Green Pass. Scatta infatti l'obbligo di esibire il QR code nelle scuole, sui treni, gli aerei e i bus a lunga percorrenza. Il Viminale ha annunciato che alzerà il livello di attenzione e monitorerà anche gli scali aeroportuali per evitare che le proteste superino i livelli di guardia. Dopo ristoranti, piscine, palestre, cinema, stadi e teatri, da mercoledì sarà necessario utilizzare il pass per entrare anche negli istituti scolastici, ma anche per viaggiare. Il popolo del no è in fermento da giorni, pronto a manifestare. La minaccia è il blocco della circolazione ferroviaria. Via social in molti si stanno dando appuntamento, 54 le città in cui sono previste iniziative di protesta, tra queste, manco a dirlo, Napoli. Nelle chat su Facebook e Instagram sono stati pubblicati dei volantini siglati Basta dittatura. Non ci fanno partire con il treno senza il pass schiavitù, allora bloccheremo il traffico nazionale. L'appuntamento per molti sui social è alle 14.30 all'interno delle principali stazioni italiane. Diciamo no alle minacce di bloccare i treni, domani 1 settembre invece affermano i sindacati CGIL, CISL e UIL Trasporti, sottolineando che auspichiamo un doveroso ripensamento da parte di coloro che vogliono protestare. Intanto sale a 5 il numero delle regioni in Italia che sono passate in fascia gialla: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Piemonte, Sardegna e Sicilia. Per quanto riguarda invece i ricoveri normali, Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia segnalano un costante aumento giornaliero. Appello al Ministero della Salute invece da parte dei neonatologi, dei pediatri e dei ginecologi per accelerare la vaccinazione anti-Covid delle donne in gravidanza e in allattamento. Sono infatti possibili rischi gravi anche per queste categorie, avvertono gli esperti. I vaccini mRNA, sottolineano le associazioni di specialisti in una nota, sono assolutamente sicuri sia per le donne in gravidanza, sia per quelle che allattano, sia per i minori.